Ok, abbiamo visto precedentemente la dinamica, cioè i principi della dinamica applicati a quello che si chiama il punto materiale. Cioè un oggetto che può essere schematizzato come un punto dotato di massa, posizione, velocità, accelerazione, quello che volete voi, ma privo di struttura interna. Non ha estensione, non ha volume, è un puntolino che si muove in rispondenza alle forze che adesso sono applicate. D'accordo? Ci sono sistemi, situazioni in cui questa ipotesi non è applicabile, come per esempio quando andiamo in altalena. L'altalena non è un punto materiale, è un oggetto che non solo si sposta, ma principalmente cosa fa un'altalena? Più che oscillare, anche quello, ma in realtà il momento macroscopicamente più evidente è che ruota attorno a un punto. Il centro dell'altalena rimane fisso, ma l'asse dell'altalena ruota o oscilla, d'accordo? Lo stesso sono parti di rotazione. Questo perché? Perché la struttura, la caratteristica fondamentale dell'altalena è di essere un corpo esteso. Quindi se non posso più assumere che il punto, cioè ciò che, di cui voglio studiare il moto o l'evoluzione o la fisica sia un punto materiale, ho a che fare con quello che si chiamano i corpi estesi. Cioè non approssimabili come un punto materiale. Una semplificazione di questo sistema sono i corpi rigidi. Si chiama corpo rigido un oggetto fatto come volete voi, il quale ha la seguente proprietà: presi due punti qualunque, A e B, al suo interno, la distanza tra A e B, AB, non cambia nel tempo. Il corpo posso spostarlo, posso ruotarlo, girarlo, ma non posso deformarlo. Due punti qualsiasi appartenenti all'oggetto non cambiano di distanza, quindi l'oggetto non cambia di forma, non si comprime, non si espande, è rigido. Ok? Anche questa è un'approssimazione perché un minimo di elasticità tutti i corpi ce l'hanno, ma supponiamo per semplicità che posso ruotarlo, spostarlo, fare quello che voglio, ma non deformarlo. Ok? Allora parlo di corpo esteso e corpo rigido. Rispetto al punto materiale, il corpo rigido ha, tra virgolette, delle possibilità di moto in più. Perché se io applico una forza a un punto materiale, nel piccolino, l'unica cosa che il corpo piccolino può fare è accelerare. Se parte da fermo, accelera e si sposta verso questa direzione. Solo si sposta. D'accordo? Ma se prendo un'asta di date dimensioni, una matita per esempio, vediamo se ne ho una io qua, prima, l'appoggio qui, forse la vedete tutti. Se io applico una forza al centro succede una cosa, se applico a un'estremità succede un'altra. Se ho la stessa forza la applico qui, la matita ruota in questo senso. Se applico la stessa forza in questo punto, l'effetto è decisamente diverso perché ruota in questo senso. Un po' si sposta e anche un po' ruota. È tutto chiaro? L'unico effetto non è quello di spostarsi, o
come se fosse un punto materiale, ma ho spostamento e anche rotazione. Ok? Se applicassi la forza solo nel esattamente al centro, supponendo che l'asta sia omogenea, allora l'asta traslerebbe parallelamente a se stessa, come se fosse un punto materiale. Quindi con i corpi estesi, che sono più vicini a quello che, di cui abbiamo esperienza ogni giorno, non è importante solo quale e quanta forza applico, ma anche dove la applico. Faccio un altro esempio e veniamo al tema di oggi. Se ho ovviamente l'altalena, okay, ottengo effetti diversi se mi siedo su un estremo oppure se mi siedo nell'altro. L'altalena ruota in versi diversi. Se mi siedo a sinistra ruota in senso antiorario, se mi siedo a destra ruota in senso orario. Eppure la forza applicata è la stessa, la mia forza peso. Se mi siedo in centro non ruoto da nessuna parte. Ok? Oppure ancora, adesso vedete in pianta, supponete che questa sia la parete e qui c'è il cardine e qui abbiamo la porta. Ok? Una porta anche pesante se volete. Se dovete aprire la porta, aprire del tutto, spingete in questo punto, in questo o in questo, A, B o C? In C. Perché? Perché a parità di forza applicata, l'esperienza mi dice che se spingo in C ho un effetto maggiore, eppure la forza è la stessa. Quindi non è sufficiente a parità di forza, conta se la applico in A, in B oppure in C. Questo ha l'effetto massimo. Il solo concetto di forza non mi basta per descrivere quello che succede. Ho bisogno di un altro strumento. È tutto chiaro? Vedo perplesso. No. Ho bisogno di uno strumento che mi tenga, non solo, attenzione, prima che mi dimentichi. A posto che applico la forza in C, quindi so che lì la forza è massima, mi conviene applicarla in questo modo, modo 1, o in questo, modo 2. Se voglio aprire la porta. Certo, perché se applico nel modo 2, che effetto ottengo? Riesco ad aprire la porta? La porta non si muove a patto che il cardine sia sufficientemente resistente. Se apro una forza parallelamente all'asse della porta, la porta non si apre e non si chiude. Non importa quanto forte tiro. Ok? Quindi conta il punto di applicazione, ma anche l'orientazione della forza. Quindi ripeto, ho bisogno di un concetto, di uno strumento, che tenga conto di tutte queste cose. Questo concetto, questo nuovo personaggio nella nostra avventura si chiama momento delle forze. Il momento della forza è una grandezza fisica che tiene conto non solo della forza applicata, il personaggio forza c'è comunque, ma anche di come e di soprattutto dove viene applicata. Ok? Attenzione, supponiamo di avere
un oggetto strano, fatto come volete voi, ok? E di inchiodarlo, supponete come quando si faceva all'elementare, mi facevano fare i lavori col traforo, col legno, facevi cose strane. Forse questo sia un pezzo di legno piano. Fate un foro qui, mettete un chiodo, lo vincolate sul piano orizzontale. E supponete che tra questo sagoma di legno e il tavolo non ci sia trita. Ok. Chiamiamo a questo punto O. E poi supponete di applicare una forza in questo punto, in questa direzione, sul punto P, punto di applicazione della forza. La posizione del punto P viene indicata da un altro vettore, chiamiamolo R, che dà la posizione del punto P di applicazione rispetto al punto O, punto attorno al quale è vincolato a ruotare la mia sagoma di legno. Ok, il punto O, qualunque cosa faccia, O non si muove, è inchiodato. Ok? Tra la direzione, vediamo se diciamo, fatemi prolungare il vettore R e questo è il vettore F. Tra i due c'è questo angolo, chiamiamolo alfa. Tra i due vettori, immaginate di disegnare due vettori applicati nello stesso punto, tra i due c'è un angolo alfa. Questo per tener conto di come è orientata la forza. Si chiama momento della forza il vettore M, con la freccia sopra perché è un vettore, nei testi inglesi viene indicato dalla lettera tau, perché in inglese c'è torque, T-O-R-Q-E, ed è dato da il vettore posizione del punto di applicazione R, cioè quello che va da O a P, una piccola x che sta per indicare il prodotto vettoriale e il vettore F. Questo è il simbolo che individua il momento. Diversamente dall'algebra dei numeri, con i vettori ho due tipi di prodotto, non uno solo. Uno, quello per cui incontriamo, è questo, il prodotto vettoriale, cioè un tipo di prodotto il cui risultato è un vettore. Ok? C'è un altro tipo di prodotto che incontreremo a breve, che si chiama prodotto scalare, il cui risultato è uno scalare. Posso moltiplicare due vettori uno per l'altro ottenendo qualcosa che non è più un vettore. Qui invece il risultato del prodotto è ancora un vettore. Ok? E viene indicato dal simbolo della X, dalla crocetta per la pera. E si legge R vettor F. Vettor sta per ricordarvi che il prodotto è vettoriale. Per definire il risultato, cioè che tipo di vettore è, che personaggio è questo, devo darne l'intensità, la direzione e il verso in quanto vettore. Ok? Quanto è lungo M? Purtroppo devo cambiare pagina, se avete bisogno torniamo indietro. Il vettore M, con le due barre, significa lunghezza del vettore, è dato da la lunghezza di R, cioè il segmento OP, per la lunghezza di F, cioè la lunghezza del vettore forza, per, chi l'avrebbe mai detto, abbiamo appena fatto, il seno dell'angolo alfa. La volumetria c'è dappertutto, come il prezzo. Questo non è un caso, perché andiamo a vedere il caso 2 della forza applicata alla porta. Adesso il mio punto O è questo, il punto di applicazione coincide con C,
Il vettore è questa freccettina rossa. Qual è l'angolo tra AC e il vettore forza? Sono allineati, l'angolo è 0, perché sono due vettori paralleli, tra l'uno e l'altro l'angolo è 0. Infatti in questo caso il momento è nullo, perché il seno di 0 abbiamo visto oggi che fa 0. Ecco perché il seno. Tengo conto di questo effetto. Mentre se ho il vettore messo come l'opzione 1, la freccetta verde, l'angolo tra la direzione della porta e la direzione della forza è 90 gradi. E là ho seno di 90 che vale 1, che è il valore massimo per la funzione goniometrica. Quindi ho il massimo effetto. Ok? Questo per quanto riguarda l'intensità del vettore momento. D'accordo? Qual è la direzione del vettore momento o del vettore prodotto vettoriale? Se osserviamo, diciamo, torniamo all'esempio della sagoma di legno, i due vettori R ed F definiscono un piano, stanno sullo stesso piano. Ok? La direzione del momento è la retta perpendicolare al piano definito da R e da F. Mi spiego meglio, se prendete questa superficie, ok? Supponete che queste due penne siano i due vettori, vettore A, vettore B, vettore R, vettore F. Stanno sullo stesso piano. Il momento è un vettore che ha come direzione una retta perpendicolare a questo piano. Se il piano è orizzontale, M ha una direzione verticale. È sempre perpendicolare a entrambi i vettori fattori, sia ad R che ad F, cioè sta nel piano perpendicolare. Qual è il verso? Qui ho due opzioni, o il verso è entrante, o il verso è uscente. Fissata la direzione, ho due opzioni. O entro nella lavagna o esco dalla lavagna. Giusto? Ogni retta ha due versi possibili. Questo risulta da una convenzione che consegue a un'altra convenzione che abbiamo visto a suo tempo, che dice che la rotazione è positiva se è in senso antiorario. Non c'è un motivo particolare. Si è scelto di dare il più al senso antiorario. Orario e antiorario sono buoni uguali. Per convenzione diciamo che un oggetto ha rotazione positiva se la sua rotazione è antioraria. Coerentemente a questo, questa forza fa ruotare questa sagoma in senso orario o antiorario? Se io applico la sagoma inchiodata qua, la tiro con una forza da questa parte, ruota in senso antiorario o orario? Antiorario. E il verso del momento è dato dalla convenzione che si chiama della mano destra. Tutti siete provvisti di mano destra, mi auguro. Si prende la parte del palmo delle dita, ancora meglio, e la si dispone lungo il primo dei due vettori R, poi si ruotano le dita verso il secondo vettore FFR verso F, e il pollice vi dà il verso positivo, il verso del prodotto. Quindi in questo caso il momento esce dalla lavagna, ok? È diretto esternamente. Se facevo F vettore R, se scambio i due, allora F vettore R entra. Di conseguenza, cosa non scontata a priori, R vettore F e F vettore R sono vettori opposti. Il prodotto vettoriale è anticommutativo. Qui conta l'ordine con cui appaiono i fattori. Mentre in algebra A per B e B per A è uguale, qui R vettore F o F vettore R non è uguale.
sono uno opposto all'altro. Attenzione, c'è una bella differenza. Il prodotto vettoriale è un prodotto anticommutativo, che invertire gli ordini dei fattori produce un vettore opposto. Ripeto, la lunghezza del prodotto è uguale a vettore posizione R, vettore forza per seno dell'angolo tra i due. Di conseguenza il vettore momento è nullo se R ed F sono paralleli e massimo se R ed F sono perpendicolari l'uno all'altro. L'intensità è massima se questo angolo è 90 gradi, è nulla e minima se è 0. Primo punto. Secondo punto, la direzione M sta su una retta perpendicolare al piano definito da R e da F. E il verso è prodotto dalla mano destra. Dita lungo il primo dei due vettori ruotano verso il secondo, il pollice mi dà il verso del momento, del prodotto vettoriale. Ok? Tutto chiaro? Tu dici, ma questo cosa c'entra con l'altalena? È la chiave per capire l'altalena. E poi con voce più altisonante, l'altalena non è altro che un particolare tipo di bilancia. Le bilance a due braccia non sono altro che delle altalene. Okay? Due, un'asta rigida, due pesi appiccicati agli estremi e fai in modo di bilanciare il peso ignoto con dei pesetti noti. Cos'è l'altalena? È un'asta orizzontale, rigida, vincolata a ruotare attorno al suo centro geometrico, se è omogenea. Ok? Se metto in A un oggetto di data massa, questo è soggetto alla forza peso, PA. Ok? In B devo mettere un altro oggetto soggetto alla sua forza peso e l'asta è in equilibrio se e solo se, attenzione, i due pesi sono due forze che tendono a sommarsi perché hanno stessa direzione e stesso verso. Quindi quelle non si bilanciano. Che cos'è che bilancia le forze? Le forze vengono bilanciate dal fatto che qui c'è un supporto che tiene fermo O. Quindi la reazione vincolare, cioè aver inchiodato l'asta in O, fa sì che il centro di massa, come si chiama, del sistema stia fermo. Quello è un vincolo. Okay. Ma se osservo, poi al di là del momento o non momento, se osservo, l'oggetto posto in A tende a far ruotare l'altalena o la bilancia, se volete, in senso antiorario, in questo senso. Mentre B tende a far ruotare l'altalena in senso orario, in questo senso. E il sistema è in equilibrio se quello che fa ruotare non è più tanto la forza, ma in realtà è il momento della forza. Il sistema è in equilibrio se il momento totale è nullo. In quel caso l'altalena non ruota. Il momento quindi totale, mentre il primo principio della dinamica mi dice la forza risultante nulla ti dice che il oggetto è in equilibrio per le traslazioni. Il sistema integralmente non trasla. Ok? Equilibrio delle traslazioni. Se invece ho un momento risultante che è zero,
il sistema è in equilibrio per le rotazioni. Il momento della forza applicata in A è bilanciato dal momento della forza applicata in B. Il momento totale è zero, è come se non applicassi nessun momento. Quindi non ruota né da una parte né dall'altra. Ma nel nostro caso il vettore posizione di A, che è questo, e di B, questo, sono entrambi perpendicolari alle due forze, perché l'asta è orizzontale e il portapeso è verticale. Quindi il momento della forza A vale il segmento OA per il peso applicato in A, ed è positivo perché tende a far ruotare in senso antiorario. Il momento della forza applicata in B è uguale a OB per il peso della forza applicata in B, ed è negativo perché tende a far ruotare il sistema in senso orario. Il totale, momento di A più momento di B, deve fare 0. Quindi OA per BA meno OB per BB deve darmi 0. Quindi porto a destra la grandezza di B, la lunghezza di OA per il peso posto in A vale la lunghezza di OB per il peso posto in B. E quindi le distanze di A e di B dal centro sono inversamente proporzionali ai pesi dei due oggetti. Quindi OA sta ad OB come TB sta a PA. Cioè, se voglio mantenere la bilancia in equilibrio e in A ho una persona che pesa 80 kg, ok, e la distanza è un metro, a mezzo metro da O devo mettere una persona di, se questo pesa 80 kg, a mezzo metro devo mettere due persone di 80 kg, perché il prodotto forza applicata per distanza deve essere lo stesso. Se raddoppio la distanza, devo raddoppiare la forza per bilanciare. Okay? Siccome, come funziona la bilancia? Siccome le due braccia della bilancia sono della stessa lunghezza, OA e OB sono uguali, idealmente, allora la bilancia è in equilibrio quando i pesi sulle due piatti sono identici. Quindi se da una parte mettete un oggetto di massa ignota, dall'altra parte caricate dei pesetti noti, finché la bilancia non va in equilibrio, se sommate i pesetti messi a destra, avete la massa ignota a sinistra. Se le due braccia non fossero della stessa lunghezza, la bilancia vi dà sempre errori sistematici. Perché se OA è più lungo di OB, allora in A basta meno massa. Se OA è più corto di OB, in A ci vuole più massa. Okay. Per rendersi conto di questo, cioè se la bilancia è tirata bene o no, è sufficiente fare una pesata e poi scambiare i due. Se rimane in equilibrio, non dice funzionava bene. Se no mettete in risalto un effetto sistematico. Ok? Questo viene anche indicato col nome di legge delle leve, studiate a suo tempo anche da Archimede. A patto di avere un rapporto di distanze che si chiamano anche braccia della forza, la distanza OA è il braccio della forza applicata in A, se avete un rapporto adeguato potete moltiplicare quanto volete la forza. Archimede sul in riva al mare a Siracusa è riuscito a tirare in secco un intero una manata, una trirete da solo, con un sistema di questo tipo adeguato. In realtà non leva leve ma carrucole, che sono lo stesso principio.
potete moltiplicare la forza quanto vi pare. In linea di principio, certo ci vogliono. Questa è la legge fisica che c'è sotto, poi la soluzione ingegneristica vi chiede una prima non particolare, cioè non comune, molto particolare. Però si può fare. A seconda della posizione reciproca del punto A, del punto B e del punto O, avete leve di tre tipi. L'altalena è la bilancia del primo tipo, nel senso che se volete di avere qualcosa da sollevare in A, d'accordo? Quindi prendete un'asta, la mettete su un punto più vicino ad A, se volete esercitare una forza in B per sollevare un carico in A. Diciamo che in A c'è la forza resistente, in B la forza motrice, cioè io agisco in B per ottenere un effetto in A. Se voglio sollevare un corpo molto massiccio e usare una forza debole, questa distanza deve essere piccola, ok? Se invece questa distanza è lunga, faccio una grande forza per sollevare un oggetto piccolo, d'accordo? Quindi o moltiplico o divido la forza a seconda della posizione di O. Esistono altri tipi di leve, come per esempio lo schiaccianoci. Lo schiaccianoci potete pensarlo come una coppia di aste rigide incernierate in O. Mettete la noce in questo punto e poi agite su questi punti. Quindi in A avete la forza resistente, in B la forza motrice. Quindi dovunque lo piazziate, questa leva è sempre vantaggiosa, cioè moltiplica sempre la forza, perché il braccio della forza motrice è sempre maggiore di quella resistente. E riuscite a schiacciare noci anche molto dure. Il rapporto è tanto moltiplicativo, è tanto maggiore quanto più grande è OB rispetto a OA. Leva di primo tipo, sempre vantaggiosa, ok? Invece il chirurgo, quando deve maneggiare parti interne, organi molto delicati, ha bisogno di un sistema che riduca la forza. Quindi questo è schiaccianoci. E ha quello che si chiamano le pinze. Il chirurgo agisce in A per avere una forza in B. Questa leva è sempre svantaggiosa, demoltiplica, riduce la forza, perché deve toccare oggetti con un tocco molto molto delicato. Se agisce su A, in B la forza è molto più piccola e A è molto più difficile che sbagli, perché cambiando la forza molto poco, in B l'effetto è molto minore. E riesce quindi a essere molto delicato, un po' come quando se avete la pinzetta per i francobolli, uguale. Questa è una leva sempre svantaggiosa, cioè riduce la forza rispetto a quella motrice. Forza resistente è sempre più grande di quella motrice, ok? Di quella più piccola, scusate, è un effetto di riduzione della forza. Un'altra leva è il remo. Il remo in barca è una leva. Questo è la postura della barca. Il remo non è altro che un'asta. Voi agite
in questa direzione e in questo punto il remo sposta l'acqua indietro, ok? Questo è il punto dove c'è la forza resistente, questo idealmente è quello che rispetto all'acqua dovrebbe rimanere fermo, la barca viene spinta in questa direzione perché viene applicata una forza in questo punto. E questa è una leva vantaggiosa, perché il braccio della potenza è inferiore al braccio della resistenza. Anche il remo è una leva. Il remo o la pagaia. Ok? Oggi ci fermiamo qua, direi che abbiamo fatto abbastanza.